Benvenuti, questo è di nuovo Babylon. Non abbiamo mai sottolineato quanto sia ballabile la nostra È sigla, molto ballabile, Francesca. Io sì, è devo dire che ne divertentissimo. vado molto Ci fiera. fa molto divertire la Salutiamo nostra anche sigla. la post-produzione che ce l'ha confezionata, Sofia Puppo in particolar modo. La ringraziamo, la salutiamo per il suo lavoro e la sua collaborazione. Babylon! Francesca Bierri, Piercarlo Proprio Fabi, noi. oggi parliamo di, come potete leggere, politiche culturali. Siamo di nuovo, una volta inseriti nel mondo dello spettacolo, nel mondo delle lavoratrici e dei lavoratori dello Ma spettacolo. perché, Francesca? Siamo ripartiti, è tutto Perché riaperto, ancora ci c'è da sono discutere? dei dati Eh sì, c'è da preoccupanti, dei dati discutere. preoccupanti che adesso vi andiamo a leggere. Sì. Allora, uno dei comparti trainanti dell'economia italiana è quello del mondo dello spettacolo, capace di determinare il 17% del valore aggiunto nazionale, la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Nonostante questo, però, solo il 4% dei lavoratori e delle lavoratrici godono di un contratto a tempo indeterminato. Più della metà, il 51,4%, ha un'entrata annua che non supera i 5.000 euro. Solo il 17%, è veramente una percentuale minima, riesce a ottenere un mutuo. E solo un lavoratore su quattro viene pagato al lavoro finito. I tempi variano dai 3 agli oltre 6 mesi. Infine, per quanto riguarda la tematica anche della parità di genere, che sappiamo se ne parla tantissimo, non solo in ambito strettamente culturale o nel mondo dello spettacolo, delle donne lavoratrici del mondo dello spettacolo, l'83,4%, quindi praticamente la quasi totalità, se vogliamo dirlo, l'83,4% percepisce un reddito annuo inferiore ai 10.000 euro. Vi facciamo vedere una piccola clip che vi restituisce la dimensione di quello che è lo stato di agitazione permanente. Vediamola e poi diamo il benvenuto agli ospiti che abbiamo con noi oggi in studio. Buonasera pubblico, siamo lavoratori e lavoratrici dello spettacolo dal vivo, siamo tutti e tutte coloro grazie ai quali voi potete godere delle arti e della cultura in questo paese. La ripresa fissata dal governo per il 15 giugno è una falsa ripartenza che permette solo a una piccola parte dell'intero settore di tornare effettivamente a lavorare. Chiediamo la liquidazione dei bonus, un reddito di continuità e un'indennità di disoccupazione speciale Covid fino alla ripresa delle attività a pieno regime. Ripresa che sappiamo bene non accadrà fino a quando non ci saranno ancora prescrizioni così restrittive da rispettare. Perché quella iniziata il 15 giugno non è una vera ripartenza di tutto il settore. Chiediamo maggiore sicurezza. Un contratto unico che garantisca e tuteli i nostri diritti e le nostre professionalità. Chiediamo al governo l'apertura di un tavolo per discutere della riforma strutturale dell'intero settore, tavolo nel quale abbiamo bisogno di autorappresentarci. Grazie. Buon spettacolo a tutti e tutti. E allora noi diamo il benvenuto e salutiamo David Gollasi e Fabio Palmieri, che sono due degli esponenti del gruppo autorganizzati Spettacolo Roma. Benvenuti. Benvenuti ragazzi. Ciao, Ciao, ciao. buon pomeriggio. Allora, io vorrei partire da dati di fatto che sottolineano quanto importante sia la cultura per il nostro paese, quanto dovrebbe esserlo, quantomeno, insomma. Voi avete lamentato il fatto che, l'abbiamo sentito anche nel servizio, si tratta di una falsa ripartenza, è stato sottolineato negli eventi che si sono susseguiti, qui a Roma c'è stata una manifestazione al Teatro Argentina e all'Auditorium Parco della Musica. Delle proprie incursioni Sì, politiche, esatto, che abbiamo hanno sentito. accompagnato appunto la riapertura anche di quei luoghi. A questi fatti e anche ai dati che abbiamo dato prima, si contrappone un altro dato altrettanto importante, cioè l'Italia che viene considerata la prima, per quanto riguarda, la prima al mondo per quanto riguarda il patrimonio culturale, da un ente importante, dall'UNESCO World Heritage List. Queste due cose come fanno ad andare insieme? Nel senso, pensate che ci sia stata da parte della politica o comunque la politica non riesca a valorizzare quello che è un patrimonio che è sotto gli occhi di tutti importante per il nostro paese? Credo che sia che il problema sia non quanto si valorizzi il patrimonio, perché il patrimonio e la cultura genera buona parte del PIL italiano. Credo che quello che manchi in questo momento sia il riconoscimento e la valorizzazione dei diritti e delle tutele dei lavoratori. Questo è ciò che
emerge chiaramente in questa falsa ripartenza. Ovviamente a causa delle misure di contenimento per il Covid, ovviamente il settore non può ripartire. Lo spettacolo dal vivo all'aperto può contenere massimo 1000 persone, al chiuso 200 persone. Ovviamente queste misure di contenimento possono permettere solamente a grandi stabili, a grandi imprese culturali di ripartire. Noi diciamo che per ogni lavoratore che viene ingaggiato, 100 rimangono fuori. Per questo per noi è una falsa ripartenza. Ovviamente non è quanto si valorizzi questo settore al momento il problema. Credo che all'occorrenza sia stato anche valorizzato, sicuramente non come si dovrebbe, nel senso l'investimento sulla cultura in Italia è molto, di molto inferiore rispetto a quello che è lo standard europeo, ma il problema è la ridistribuzione di quella ricchezza che si produce, che non costruisce lavoro stabile, che non costruisce tutele e diritti per i lavoratori e le lavoratrici. Crediamo che quando si ripartirà veramente questo dovrà essere al centro della politica del governo, è quello che stiamo chiedendo da mesi, da quando abbiamo indetto lo stato d'agitazione permanente. Dire anche a chi ci sta guardando oggi qual è quindi lo scenario contrattuale delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo che finora si sono trovati di fronte, proprio per dare un quadro della situazione generale. Al momento la situazione è drammatica, il governo da fine febbraio, appunto da quando sono stati interrotti gli spettacoli dal vivo, quindi dal 23 febbraio, ha messo in campo esclusivamente tre forme di bonus per i lavoratori cosiddetti intermittenti, che poi sono tutti i lavoratori dello spettacolo che non hanno un contratto di tipo stagionale o indeterminato. Prima avete citato delle percentuali, sono esattamente quelle, parliamo della maggior parte dei lavoratori. Per questi lavoratori sono state messe in campo esclusivamente delle misure tampone, parliamo di 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio, 1800 euro in tre mesi. Tra l'altro che sono arrivati a chi sono arrivati con estremo ritardo. Questa è la situazione, i lavoratori dello spettacolo al momento possono contare sul sostegno statale di 1800 euro. E le imprese, le grandi imprese, non hanno spesso anticipato la cassa integrazione, il fondo di integrazione salariale, cioè gli ammortizzatori sociali che sono destinati ai lavoratori dello spettacolo. Non sono stati anticipati, per cui molti lavoratori stanno ancora aspettando che l'INPS paghi questo ammortizzatore sociale. La falsa ripartenza ha di fatto determinato la fine di qualsiasi ammortizzatore sociale, di qualsiasi misura a sostegno del reddito per i lavoratori dello spettacolo. È detto che si ripartiva, ma questa, appunto, come abbiamo detto prima, questa ripartenza non esiste. Non esiste perché tantissimi lavoratori sono a casa senza reddito e gli aiuti dal punto di vista del sostegno reddito dello Stato sono assolutamente insufficienti e terminati. Sì, considerando che partiamo da una situazione lavorativa che era già al collasso prima del Covid. Ecco, cioè fino a tre mesi fa la situazione non era una buona situazione, oppure la situazione lavorativa era, ti permetteva di poter vivere. No, ti sopravvivevi già prima del Covid. Questa situazione chiaramente ha aperto questo pentolone con una situazione di contratti fatti male, di intermittenza, e ora ci tocca fare i conti con tutto questo. Posso dire che la situazione è profondamente drammatica. Arriveremo dopo l'estate che al 60-70% dei lavoratori non ritornerà a lavorare e ritornerà in uno scenario di fame, cioè vorrei che questa parola uscisse, nel senso che veramente le condizioni economiche dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo saranno condizioni di fame, e davanti a tutto questo dobbiamo assolutamente, non possiamo essere distaccati, ci dobbiamo assolutamente porre questo problema. Ecco, David, Fabio, quello che emerge dalle vostre parole è che si tratta di un vero e proprio sistema che ha funzionato così prima del Covid, ha continuato a funzionare così durante il Covid, mostrando ovviamente tutte le sue criticità e i suoi drammi. E io quindi voglio chiedervi dov'è che si viene a creare questo gap per cui non si riesce ad arrivare ad una
stabilizzazione, ad una forma anche di trattamento, uso una parola facile, banale, però normale anche dei rapporti di lavoro nel mondo dello spettacolo, nel reparto dello spettacolo. Quali sono i problemi che creano questa situazione? Perché bisogna banalmente insistere tanto, come state facendo, certo, per costruire un modello stabile, no, di contratto che tuteli lo spettacolo e la cultura. Che non c'è. Io credo che fin tanto che dalla parte del governo, della politica, siamo esclusivamente quelli che li fanno divertire, c'è un problema di coscienza e di valutazione di quello che è il settore. Quando parliamo di cultura, di spettacolo dal vivo, no, parliamo di lavoro. Noi lo stiamo ripetendo in tutte le piazze, in tutti i modi possibili, stiamo cercando di farci ascoltare in tutti i modi. Noi non siamo quelli che li facciamo divertire, noi siamo dei lavoratori, e su questo credo che ci sia una sottovalutazione del problema, che è anche una sottovalutazione strategica, nel senso che fin tanto che si concepisce lo spettacolo, la cultura come un hobby e non un lavoro, non si riesce e si tende a mantenere relegato al divertimento, all'hobby, alla passione, una questione fondamentale che è quella del lavoro e dell'economia che genera anche questo lavoro. Parliamo di aziende che fatturano, parliamo di stabili che percepiscono fondi pubblici notevoli, parliamo di enti lirici che fanno girare delle economie. Sicuramente, insomma, non sarà l'impresa metallurgica, ma è comunque una parte consistente del PIL italiano. Ecco, rispetto a questo, crediamo che non si possa prendere, che il governo non possa prendere la parte positiva, cioè le entrate economiche, e non restituire, non redistribuire questa ricchezza anche in termini di diritti e tutele. Allora, in merito a questo, diciamo che però siete riusciti in qualche modo ad aprire un varco con le istituzioni. Vi facciamo vedere una clip e poi vi facciamo una domanda. Un nuovo modello è necessario per ripartire dopo questi tempi di crisi sociale e economica, e che metta al centro la dignità di lavoratrici e di lavoratori, lo sviluppo della coscienza etica e critica individuale e collettiva e la vita delle persone. Abbiamo la possibilità, qui ed ora, di restituire dignità alla cultura e al lavoro come mezzi di emancipazione di comunità. Siamo e restiamo in stato di agitazione permanente. Grazie. Grazie Luana Checchia per questo suo intervento, grazie per la documentazione che ci avete inviato, naturalmente. E voglio ringraziare tutta l'Associazione Professionisti dello Spettacolo. Grazie ancora. Allora, mesi di sicuramente lavori assembleari, appuntamenti territoriali di massa, le manifestazioni, assolutamente, 27 soprattutto giugno quella del 27 luglio, vi hanno portati qui il 2 luglio in settima commissione permanente in Senato. Questa che cosa è stata? È stata più una conquista o è un inizio? L'ha considerato un punto d'arrivo? Non credo, però insomma vorrei capire come l'avete interpretato. Un passaggio, ma il reale incontro interministeriale che chiediamo ormai da mesi con il Ministero del Lavoro, il MIPAC e la Presidenza del Consiglio, a questo non abbiamo ancora avuto nessuna risposta, e lo stato di agitazione permanente continuerà fino a quando non avremo questo benedetto tavolo. Questa è un'audizione fatta al governo, frutto di mesi e mesi di lavoro, come dicevate, su Zoom, su assemblee dal vivo, una manifestazione del 27 che ha portato in piazza un conflitto, che ha portato in piazza un gruppo di lavoratori e lavoratrici incazzati, per passare questo termine. In questi 4 mesi c'è stata una grande novità, quella che i lavoratori e le lavoratrici si sono incontrati. Nel nostro settore, fino a qualche mese fa, questa cosa era improponibile. Siamo riusciti, prima con degli incontri territoriali, con delle piattaforme territoriali, poi nazionali, a creare comunque un coordinamento nazionale rispetto a queste rivendicazioni. E noi continueremo a chiedere con forza
questo tavolo interministeriale, che per noi è l'obiettivo forse non ultimo, ma è sicuramente un obiettivo importante in questo momento. Però il governo continua ad ignorare questa nostra richiesta, e rispetto a questo vi dico che non ci saranno eventi pubblici nazionali dove noi non saremo presenti e dove non chiederemo con voce e con forza questo, di ottenere questo tavolo. Certamente. Un obiettivo fondamentale, io infatti volevo proprio chiedervi quali sarebbero al momento le prossime mosse, che tipo di azioni volete fare anche per provare a continuare ad insistere e a cercare ovviamente di sollecitare una risposta che sia un po' più fattiva da parte della politica. Qual è a questo punto la fase 4? La fase 4, esattamente. La fase 4, innanzitutto, poi dai mari continuano. La fase 4 è dire che non siamo tornati alla normalità. Quindi in qualsiasi situazione aperta, pubblica, dal vivo, verrà fatta da questo momento in poi, noi la andremo a contestare. E rispettando comunque i colleghi e le colleghe che sono impegnate durante il lavoro, perché poi riconosciamo anche che per quei pochi che sono ritornati a lavorare è sacrosanto, meno male, cioè non vogliamo assolutamente impedire ai colleghi che sono fermi da 4 mesi di non riuscire a portare il minimo di soldi a casa. Quindi il nostro interesse è sicuramente tutelare le lavoratrici e i lavoratori che in questo momento sono rientrati a lavorare, ma assolutamente necessario garantire a tutti questi migliaia di lavoratori che sono rimasti a casa di non farli quantomeno sentire soli e fargli capire che c'è comunque un movimento molto vasto, un coordinamento molto vasto che li sostiene. E ne faremo tante, come se devi aggiungere qualcosa. Sì, no, esattamente questo, a partire da alcuni giorni dopo la grande manifestazione del 27 giugno che ha portato una giusta determinazione e rabbia in piazza, abbiamo iniziato a essere presenti in ogni evento, in ogni spettacolo, in ogni manifestazione culturale di questo paese. Siamo presenti grazie ai coordinamenti regionali e ai lavoratori di tutta Italia, che stanno portando avanti un testo unico da leggere anche da sopra il palco. Ovviamente questo è, diciamo, la nostra nuova normalità. Quando non lavoriamo siamo comunque presenti su quel palco a dire i nostri contenuti, a dire che vogliamo i diritti e tutele e il reddito. E ovviamente laddove si presenterà l'occasione di grandi eventi nazionali, di eventi con un grande risalto mediatico, con la presenza delle istituzioni, sicuramente ci impegneremo affinché anche in quei luoghi ci sia la nostra voce e anche la rabbia dei migliaia di colleghi che sono a casa e che probabilmente, se il governo non interverrà con misure adeguate a sostegno del loro reddito, a gennaio, a febbraio del prossimo anno troveranno e avranno già trovato un altro lavoro e avranno smesso di ecco, essere dei lavoratori. Questo Fabio e David voglio proprio un attimo intervenire per chiedervi esattamente quello che stavate preannunciando voi. C'è il rischio, proprio perché se da parte del governo non si otterrà quello che chiedete, il rischio di perdersi, il famoso appunto procedere per sfinimento e quindi non continuare più a lottare, il rischio di che di ritornare la maglia si sfaldi, alle sì. Abitudini che poi insomma erano perverse, contrattualmente parlando, del pre-Covid sostanzialmente. Certo. Assolutamente, sta succedendo di peggio. Non stiamo tornando a quella normalità che non ci piaceva. Questa occasione, diciamo, che si è presentata, quella della crisi sanitaria, ha permesso e sta permettendo, soprattutto grazie alle non risposte delle istituzioni, di giocare ancora a ribasso, cioè di erodere ancora di più i diritti, quei pochi diritti che sono presenti all'interno del mondo dei lavoratori dello spettacolo. Per cui chi tornerà a lavorare già si trova in una condizione di svantaggio. Noi tra un'ora apriamo lo sportello settimanale che facciamo per i lavoratori dello spettacolo, per tutelare i propri diritti, per aiutare a orientarsi in una giungla di contratti, di bonus che dividono per categorie i lavoratori che fanno una corsa a ostacoli per raccimolare delle briciole. Quindi quello che succede è che i nostri diritti vengono già erosi in questa finta ripartenza. Un altro dato fondamentale
è che appunto l'assenza di misure reali a sostegno del reddito dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo porterà inevitabilmente centinaia, migliaia di lavoratori a dover trovare un altro lavoro. Questo credo che sia la perdita più grande anche da un punto di vista culturale, professionalità, persone che per anni, 20 anni, 30 anni hanno costruito, hanno fatto questo lavoro, adesso si trovano costrette a reinventarsi, a trovare altre forme per sostenere la famiglia, per pagare l'affitto. Ecco, quando parliamo di cultura, parliamo della rabbia, parliamo della rabbia che sentono questi lavoratori, dei diritti che sono stati calpestati di questi lavoratori. Ecco, allora non ci dobbiamo forse neanche troppo stupire se nei prossimi mesi vedremo delle piazze molto 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 arrabbiate rispetto a questo. Quindi questo significa che continueranno manifestazioni? Perdonami, mi ho interrotto. No, dico, non basterebbero 2 trasmissioni da 8 ore per raccontare tutti i problemi che ci sono all'interno del mondo dello spettacolo, parlando dagli aggiunti nella lirica. Posso portare la mia esperienza personale. Io ho rinunciato a 2 lavori per 2 festival quest'estate perché la paga proposta era calata del 40% rispetto all'anno scorso, e questo diventa un problema. Diventa un problema anche rispetto a professionalità, a qualità, rapporti, relazioni. Siamo veramente davanti ad un disastro culturale, anche di svilimento della cultura stessa, perché andranno avanti soltanto le grandi imprese che magari producono una cultura trash televisiva. Cioè, poniamoci questo problema, perché è un problema veramente di imbrutimento della cultura italiana. Certo. No, ma era proprio questo il discorso. Cioè, se il rischio importante di questa situazione è che una volta appunto ritornata ad una presunta normalità ce la facciano in pochi, sostanzialmente. Cioè, se voi vi stiate rendendo conto che poi il quadro che si prospetterà è questo, che magari tante, parliamo di teatro, compagnie teatrali piccole o indipendenti, tanti registi, parliamo di cinema, che appunto magari facevano i loro film a basso budget, semplicemente non potranno più farlo, perché non potrà più essere quello il loro lavoro con cui mantenere se stessi ed eventualmente una famiglia, se vedete effettivamente questo palesarsi all'orizzonte, insomma. E poi sì, non... esattamente quello che sta accadendo. Io vorrei capire anche che cosa invece c'era prima di questa emergenza, nel senso che comunque ci sono state delle richieste da parte del mondo dello spettacolo rispetto a questi problemi che comunque, sempre parlandoci chiaro, forse hai evidenziato questa emergenza, ma comunque hanno ormai delle radici che appartengono a davvero moltissimi anni. Sì, nel senso, prima sicuramente prima dell'emergenza i problemi erano molti. Pensiamo ai lavoratori dei grandi eventi, ai lavoratori delle cooperative, che molto spesso sono inseriti all'interno di un meccanismo di interposizione per cui le cooperative di fatto costruiscono un lavoro, costruiscono una mediazione a ribasso dei salari e dei diritti dei lavoratori. Pensiamo ai stagionali, appunto, come diceva anche Fabio prima, ai centinaia di precari e precarie nel mondo dei stabili e degli enti lirici, che mandano avanti da decenni le strutture che rendono anche grande, diciamo, il nostro paese rispetto, per esempio, se passiamo alla lirica, e non gli viene riconosciuto niente, nel senso che da un momento all'altro potrebbero trovarsi senza lavoro, quando invece andrebbero stabilizzati. Pensiamo al fatto che nel mondo dello spettacolo c'è una selva di contratti collettivi nazionali, uno peggio dell'altro, che giocano a un ribasso costante su salario e diritti, sicurezza. E sicurezza sul lavoro, cosa che ovviamente ha prodotto e può produrre incidenti che nel nostro lavoro sono anche mortali. Pensiamo al fatto che non viene riconosciuto nel nostro lavoro, soprattutto per alcune categorie professionali, il lavoro usurante.
si può pensare anche, anche la messa in sicurezza dei teatri. 70 anni. Dicevo, perdonatemi, anche delle misure di sicurezza che comunque non sono state vagliate, prese in considerazione, quelle dei teatri, per cui moltissimi tecnici lavorano in condizioni molto spesso davvero pericolose e di certo non tutelate. Però, ecco, c'è forse un'altra domanda No. riguardo agli esponenti che sono in vista invece, no? Sì, Personaggi del mondo dello io spettacolo. volevo chiedervi se magari vi sareste aspettati da parte di personalità che sicuramente hanno una cassa di risonanza maggiore attraverso i loro canali social, attraverso l'attenzione anche che il mondo dei media, il mondo della politica anche gli riserva, di farsi magari portavoce in maniera forse un po' più esplicita. A me viene l'esempio del cinema. I Davide Donatello hanno mostrato una clip di 2 minuti in cui attori e attrici importanti mettevano, insomma, pronunciavano i nomi dei tecnici, delle maestranze che lavorano dietro le quinte. Però molti si sono lamentati del fatto che, a parte quella clip, poi dopo del problema dei lavoratori dello spettacolo, salvo qualche breve accenno da parte dei premiati, fondamentalmente non se n'è più parlato Di durante la fatto no. cerimonia. Potrebbero fare qualcosa in più anche loro dal vostro punto di vista? Per quanto mi riguarda, preferirei più un'unità di tutti i lavoratori e le lavoratrici piuttosto che nasconderci dietro un'immagine di un volto televisivo che ci tuteli o che parli di noi, come è successo magari durante il lockdown. Io credo che probabilmente la normalità per loro non era un problema, quindi non hanno tutta questa intenzione di voler cambiare completamente il mondo culturale italiano. Non ce lo siamo posti all'inizio questo problema, però sinceramente in questo momento non vogliamo neanche più pensarci. In questo momento ci interessa molto di più la coesione e l'unione di chi in questo momento veramente ha un problema. E è quello che chiediamo, cioè quello che vorremmo. Non vorremmo essere. Ci sono stati negli anni dei piccoli focolai culturali dove magari degli esponenti della cultura in vista hanno provato. Ma non hanno, cioè, non credo siano in questo momento importanti se non dal punto di vista mediatico, per quanto mi riguarda. Sì, io aggiungo solamente che credo che forse, proprio perché veniamo da un contesto in cui i lavoratori e le lavoratrici non si sono questi rappresentati, non sono riusciti a far valere i propri diritti, credo che questo sia il momento in cui i lavoratori e le lavoratrici parlino. Credo che possa servire, forse qualche volto noto, se accanto a un lavoratore, una lavoratrice che costantemente gli vengono calpestati i diritti e in silenzio sostiene ciò che un lavoratore e un'altra lavoratrice ha da dire. Credo che questo possa essere un contributo, però il protagonismo oggi credo che serva che ci siano i lavoratori, insomma. Vorrei aggiungere una cosa rispetto anche al ricatto che vivono i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo. Cioè, non è così facile esporsi mediaticamente È rispetto a vero. quello che sta succedendo. Rischiano comunque di non essere chiamati più, di non essere. Quindi in questo momento, mai come adesso, è importante che l'unione di tutti i lavoratori e delle lavoratrici serva affinché tutti si sentano meno soli in questo momento. Un protagonismo collettivo, sì, sono Esatto. assolutamente d'accordo. Ci lasciamo con questo appello e allora ringraziamo David Gollasi e Fabio Palmieri per essere stati con noi, per aver accettato il nostro invito E in e bocca al lupo, soprattutto, ovviamente, esatto, soprattutto buona per quello che vi fortuna. aspetta, e ovviamente poi ci sarà modo anche di continuare a parlarne qui da noi, se ci saranno novità, come ci auguriamo tutti che ci Sì. siano. Arrivederci e grazie Grazie. mille. Ciao. Ciao. Situazione drammatica, quella delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo. Noi Babylon l'abbiamo seguita in questi mesi, continueremo a farlo nella speranza, lo ripeto ancora, che ci siano delle novità. Esattamente, mesi dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo che vi facciamo rivedere. Babylon non si ferma qui, ci troviamo tra 2 minuti di pubblicità. A tra poco. Ciao.